abbiamo completato la fase dell'hardware, la costruzione della struttura dell'Expo fatta dall'acquisto dei terreni che erano privati, noi li volevamo pubblici, la preparazione del progetto, la costruzione della governance, il coinvolgimento del governo, delle altre istituzioni locali. È stata una fase molto complicata in cui abbiamo dovuto affrontare parecchie difficoltà. Adesso passiamo alla seconda fase, che chiamiamo del software, tanto per intenderci, dove l'attenzione è dedicata ai contenuti. I contenuti dell'Expo saranno uno dei punti di forza, di attrattività di questa Milano del 2015. Noi parliamo del rapporto tra l'uomo e la natura, tra la vita dell'uomo, il lavoro, il cibo, il dialogo tra le culture, l'attenzione all'ambiente, un uomo che vuole essere protagonista, e quindi attraverso la proposizione di questi contenuti che andremo a dettagliare vogliamo interessare sempre di più la gente. Vero, fino adesso la gente si è sentita un po' lontana, ma era previsto così. Quando si costruiscono infrastrutture è difficile che la gente si entusiasmi. Ora cominceremo a parlare del discorso della concretezza, degli spettacoli, delle attrazioni, degli eventi, della grande esperienza che tutti i cittadini del mondo potranno fare venendo a Milano tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2015.